Nuova puntata insieme, un nuovo appuntamento con il nostro Loris Magnara, al quale diamo subito il bentornato. Come stai? Grazie, grazie, bene, tutto bene, grazie per avermi invitato, un saluto a tutti gli ascoltatori, gli spettatori, grazie. Questa sera faremo un passo in più rispetto alle altre puntate, all'altra storica che abbiamo portato insieme a Paolo Rumor, l'altra Europa. Continuiamo a parlare della struttura e ci avviciniamo all'evento di sabato. È ancora prenotabile a Vicenza. A fine puntata vediamo tutti i rimandi. Fedelissimi veterani abbonati, nuovi arrivati sul canale. Mi fa un sacco piacere vedere anche nomi nuovi e vedere anche i nomi fedelissimi che tutte le sere, 7 su 7, alternando i due canali, fra Facciamo Finta che e Gianluca Lamberti, troviamo sempre nomi, facce amiche e una bella community, una bella community che cresce. Il buon Mesbet in regia, come al solito. Questa sera entriamo nel vivo, il nome della puntata è indicativo perché stasera facciamo i nomi. Quindi Loris, intanto facciamo un breve riassunto della puntata precedente, tanto c'è il link in descrizione per andarla a rivedere se non l'avesse ancora fatto, e poi entriamo nel vivo e raccontiamo un po' che cos'è questa struttura, da dove arriva, che importanza ha, chi sono i membri e che cosa fa. Sì, dunque possiamo raccontare solo per sommi capi, perché altrimenti se dovessimo rifare e entrare nei dettagli come la volta scorsa non faremmo un passo avanti. Ma per sommi capi, che grosso modo quello che ha raccontato Paolo Rumor nella puntata precedente, in cui ha fatto, diciamo che ha raccontato l'antefatto che sta dietro alla pubblicazione di questo libro e alla raccolta di tutte le informazioni di cui lui era a disposizione. Quindi, raccontando un po' per sommi capi questi eventi, possiamo dire quanto segue. Cioè, tutto risale a quando il padre di Paolo Rumor, Giacomo, negli anni, metà anni 40, dalla metà degli anni 40 fino ai primi anni 60, è stato coinvolto in una serie di attività molto particolari, molto peculiari, relative alla costruzione dell'Unione Europea. Cioè, a quei tempi, mentre ancora i campi di battaglia, nei primi anni 40 ancora c'era la guerra in Europa, mentre ancora quindi la guerra non era ancora terminata, c'era qualcuno che già prevedeva, diciamo, come sistemare, come dare un assetto all'Europa negli anni successivi alla guerra. E quindi c'erano delle, perché ovviamente pensavano che sarebbe finita, ed era anche ormai abbastanza chiaro che sarebbe finita con la sconfitta della Germania. E quindi c'era chi pensava a come porre le basi per una entità di carattere federativo europeo. E in quegli anni, appunto, venivano poste delle commissioni, erano state create delle commissioni di lavoro internazionali, quindi che raccoglievano membri di tutte le nazioni europee, comprese quelle che erano in guerra, cioè si trovavano faccia a faccia, magari francesi con tedeschi, inglesi con russi e così via, a prescindere da quelle che erano le alleanze sul campo di battaglia. E questo per discutere dei vari aspetti di quella che poteva essere la costruzione di un'entità geopolitica europea. Quindi c'erano commissioni per il commercio, commissioni per la politica estera, commissioni per la sanità, per l'energia e così via. In una di queste commissioni, per l'appunto, fu chiamato a collaborare Giacomo Rumor, il padre di Paolo Rumor, e fu indicato direttamente dal Vaticano in quanto uomo di fiducia del Vaticano. Cioè, noi sappiamo, ecco, va fatta questa premessa: la famiglia Rumor è una famiglia illustre vicentina che ha dato all'Italia e a molti esponenti politici di grosso livello. Il più noto di tutti è Mariano Rumor, che è stato più volte presidente del Consiglio ed era, se non ricordo male, se non voglio fare errore, cugino di Giacomo Rumor. Quindi parliamo di una famiglia estremamente illustre, che è sempre stato di una certa, diciamo, parte politica, nel senso, sempre stato vicino a una visione di carattere liberale cattolico. E quindi per questo motivo Giacomo Rumor fu indicato quale uomo di fiducia all'interno di queste commissioni di lavoro dal Vaticano, per l'appunto. Ma andando un pochino più al dunque, cosa successe nell'ambito di questi contatti, di questi incontri di lavoro con Giacomo Rumor, di Giacomo Rumor in queste commissioni?
e Giacomo Ruore entrò in contatto con altri esponenti, altri personaggi, in particolare uno statista francese, Maurice Schumann, da non confondere con un quasi omonimo che è Robert Schumann. Maurice Schumann, che anche lui era appunto un collaboratore nei lavori all'interno di queste commissioni. Ma entrando in confidenza con questa con questo statista, questo uomo politico, cominciò ad ottenere da lui una serie di documenti, i documenti passati appunto confidenzialmente. Faccio un'ulteriore premessa, cosa su cui è stato molto chiaro già Paolo Rumor quando ha fatto la sua esposizione la volta precedente. Tutti questi lavori, queste commissioni, venivano a livello segreto, cioè non erano commissioni di carattere pubblico, cioè dal punto di vista delle istituzioni democratiche non se ne sapeva nulla. Erano commissioni di lavoro che erano state organizzate, istituite a livello segreto, senza passare per gli organi decisionali democratici come usualmente si dovrebbe fare. E, ecco, dicevo, all'interno di questi incontri, nell'ambito di questi incontri, Giacomo Rumor cominciò ad ottenere una serie di documenti che illustravano una realtà molto particolare, e questo corrispondeva anche a un'impressione crescente che Giacomo Rumor aveva all'interno di questi incontri di lavoro, e cioè che quello che stavano facendo era qualcosa che partiva da molto lontano, cioè l'idea di arrivare ad una federazione di stati europea non era qualcosa che era nato negli anni della guerra o poco prima, diciamo, per sistemare una situazione conflittuale, così non era qualcosa di occasionale, era un progetto che risaliva a molto tempo addietro, addirittura a secoli, e che era sostanziato da tutta una serie di informazioni, di dati, di conoscenze molto molto particolari. E nella puntata precedente abbiamo visto come all'interno di questi documenti vi fossero riferimenti di carattere storico, addirittura leggendario, ad una civiltà antidiluviana, ad una civiltà antidiluviana che avrebbe mantenuto una propria continuità attraverso una struttura elitaria al suo vertice, che sarebbe mantenuta nel corso dei millenni, lavorando sempre nell'ombra, sempre dietro le istituzioni di potere apparenti, per portare avanti un proprio progetto politico. Ecco, quindi quello che emergeva da questi documenti venuti in mano a Giacomo Rumor era per l'appunto questa idea qui, questo concetto, e cioè esisteva una struttura chiamata così per l'appunto nel nostro libro, una struttura, perché non sappiamo che nome dargli, non è un nome, non è come una loggia massonica che può avere un certo nome o un altro ordine esoterico che può avere un altro nome specifico, è un organismo al quale Paolo Rumor e nemmeno Giacomo Rumor poteva dare un nome, perché appunto è sempre rimasto anonimo nella storia, guidando l'evoluzione storica da dietro le quinte, da dietro la scena. E, ecco, abbiamo visto nella puntata precedente, introduttiva, come appunto Paolo Rumor abbia spiegato bene come questa struttura si sia mossa nel corso della storia e si muova tuttora anche al presente, perché bisogna dire anche questo. Questa struttura esiste, bisogna essere chiari su questo aspetto. Non c'è nessun motivo per pensare che questa struttura non sia ancora tuttora attiva e che agisca da dietro le quinte anche negli eventi storici del presente. E quindi, oltre a questo aspetto ben evidenziato da Paolo Rumor la volta precedente, io nella mia parte dell'esposizione sono andato nel dettaglio ad illustrare alcuni di questi documenti, quello che erano più di mia competenza, che sono un po' all'origine dell'incontro che è avvenuto fra me e Paolo Rumor. Cioè, Paolo Rumor mi contattò ormai quasi una ventina d'anni fa, in seguito alla pubblicazione del mio primo libro, Il segreto di Giza, perché per appunto avendo letto il mio libro, capì che potevo essergli utile per interpretare certi documenti, documenti di carattere essenzialmente che si riferivano a mappe geografiche o a schemi architettonici che lui non riusciva bene a identificare, non riusciva a capire di cosa si trattasse. E quindi la volta scorsa, quello fu il mio primo contributo alla ricerca, al libro che poi abbiamo pubblicato, e la volta scorsa per appunto mi sono andato un po' nel dettaglio a illustrare qual era il significato delle mappe geografiche che erano contenuti nei documenti di Rumor, mappe che rappresentavano dei profili costieri antichissimi, antidiluviani, cioè prima che il livello marino
si alzasse in seguito alla deglaciazione, quindi parliamo di almeno 10.000 anni fa, e mappe che rappresentavano i luoghi in cui la struttura, in cui l'antica civiltà e quindi il collegio elitario che guidava questa civiltà erano insediati. Si trattava di luoghi all'interno del Mediterraneo, c'erano diverse località all'interno del Mediterraneo. In particolare c'era una località, un luogo, un'area molto, molto interessante, che è quella del Golfo Persico. Golfo Persico che allora, a quei tempi, era all'asciutto, perché il livello del mare con 120 metri di livello marino in meno, perché questo parliamo in questi termini, al tempi dell'ultima era glaciale, il livello del mare era 120 metri più basso che adesso. Tutto il fondale del Golfo Persico era all'asciutto e probabilmente ospitava una civiltà antidiluviana, dalla quale poi originata, quando poi il livello marino ha invaso quelle aree, è originata la civiltà dei Sumeri molti millenni dopo, circa 3-4 mila anni avanti Cristo. Ecco, proprio per sommi capi, poi sono anche andato nel dettaglio di altri documenti, altri aspetti, altre mappe, altri schemi che rappresentavano la piana di Giza. Io conoscevo bene questo argomento perché me ne ero appunto occupato nel primo libro che ho pubblicato una ventina d'anni fa, e all'interno dei documenti di Rumor c'erano appunto anche degli schemi che rappresentavano la planimetria di Giza, questi schemi io riconobbi sin da subito che erano assimilabili, estremamente simili a analoghi schemi architettonici, grafici che circolavano in ambienti esoterici e massonici negli anni 20-30, perlomeno dagli anni 20 o 30, infatti sono documentati in alcuni libri che furono pubblicati da personaggi esoteristi, medium importanti di quel tempo, pubblicati in libri di quegli anni, quindi documentati qualcosa. Questo per dire che c'è una curiosa, singolare commistione, intreccio di elementi nei documenti di Rumor, cioè vediamo come nei documenti di Rumor ci siano aspetti di carattere storico, mitico, leggendario, esoterico, con riferimenti anche ad ambienti massonici e addirittura anche rosacrociani. Quindi una commistione estremamente interessante, cosa che peraltro anche vedremo fra poco quando mi addentrerò più specificamente in un aspetto che non abbiamo trattato la volta precedente, perché la materia è talmente vasta che non si riesce ad affrontare tutto in una sola serata. Ma stasera cercheremo di fare appunto un passo avanti, cercando di parlare per l'appunto anche di questi aspetti. Fra l'altro abbiamo anche una presentazione, tu quando vuoi chiamala e la mandiamo in onda. Sì, sì. Ecco, volevo anche dire, poi non voglio che sia una presentazione, voglio fare un invito anche agli ascoltatori, se sei d'accordo Gianluca. Se vogliono fare domande, anche tu Gianluca, per non fare un'esposizione pesante e monotona, volentierissimo, se ci sono osservazioni e domande mi soffermo volentieri a dare una risposta. Intanto possiamo per appunto andare avanti come da programma. Se Mesbet mi condivide ecco, la presentazione, possiamo vedere. Ecco qui, nella prima pagina, illustro semplicemente quelle che sono le copertine dell'Altra Europa, la prima edizione che uscì nel 2010 e la seconda edizione più corposa e rivista e ampliata nel 2017 con un altro editore. In mezzo, in piccolo, ci sta la copertina del mio primo libro, appunto quello che dicevo che è stato il motivo per cui io e Paolo Rumore entrammo in contatto, il mio libro Il Segreto di Giza. Ecco, andando avanti, ecco qui faccio questa foto rappresenta il personaggio per l'appunto che fu da tramite di tutta questa documentazione che è arrivata nelle mani di Paolo Rumor attraverso i padri di Paolo Rumor, Giacomo, per l'appunto Maurice Schumann, un politico intellettuale di rilievo nella Francia, non solo del periodo della guerra, ma è arrivato anche a ricoprire cariche importanti nel governo anche negli anni successivi, anni 60 e credo anche fino agli anni 70. Ecco qui veniamo un pochino al dunque, cominciamo a vedere alcuni personaggi citati per l'appunto in quello che è l'elenco dei nominativi contenuti nei documenti di Rumor, che dà appunto il titolo all'incontro di oggi.
Perché ci sono questi nomi? Allora, abbiamo detto, Rumor ha detto più volte, l'ho ribadito anch'io questa sera, che la struttura è un organismo assolutamente anonimo, cioè noi non sappiamo che sia, come identificare effettivamente questa struttura di potere che ha guidato la storia nel corso dei secoli, di millenni, dei secoli e ancora nell'attualità. Però c'è un aspetto che invece di cui possiamo parlare. Perché? Perché va detto che la struttura era un organismo articolato in diversi livelli. C'era un livello ovviamente direttivo ed è di quello di cui non possiamo, è del livello direttivo di cui non sappiamo assolutamente nulla. Cioè chi prendeva le decisioni è a noi, e anche per quanto riguarda per le informazioni contenute nei documenti di Rumor, è un livello totalmente sconosciuto. Non sappiamo dire chi erano. Chi prendeva le decisioni. Poi magari a fine serata potremmo anche fare delle, oppure anche a seguito delle domande degli ascoltatori, potremmo anche fare dei ragionamenti, ma non abbiamo informazioni su quale fosse i personaggi, le strutture, gli organismi che facevano parte di livello direttivo. Poi c'era un livello operativo che era quello che si occupava di mettere in atto ovviamente le decisioni del livello decisionale. E diciamo che in linea di massima si trattava sostanzialmente, ecco, possiamo anche dirlo, ormai credo che sia abbastanza chiaro a tutti che gli organismi democratici sono solo un paravento per far accettare alle masse le decisioni prese da qualche altra parte. Io credo che se fino a qualche anno fa qualcuno poteva anche sollevarsi e dire ma no, non è vero, eccetera, credo che quello che è successo negli ultimi anni, senza dire nulla, di più, credo che sia abbastanza chiaro a tutti che le decisioni vengono prese da qualche altra parte, vengono veicolate attraverso tutta una serie di organismi che fanno da tramite fra il livello decisionale e il livello politico. Ad esempio, il gruppo Bilderberg, sono convinto che sia una di queste catene di trasmissione fra il livello decisionale, che non è il gruppo Bilderberg, attenzione, sarebbe troppo semplice se fosse così, è qualcun altro. Qualcun altro che utilizza questi think tank per passare poi le decisioni a intellettuali, ai media. Ecco, un altro aspetto importantissimo sono i media, un altro aspetto della. Abbiamo visto come hanno operato i media in questi anni, e non dico altro, per istruire bene le masse, per insegnare bene come comportarsi e così via. E quindi ecco, tutte queste cose, la politica, gli intellettuali, le università, gli istituti di ricerca, i think tank vari, eccetera, sono tutti organismi che fanno parte anche i servizi segreti, e magari qualche apparato anche militare, anche gli apparati militari, sono quelle entità che fanno parte del livello operativo con il quale le decisioni prese a livello per appunto decisionale vengono attuate. E nel libro L'altra Europa abbiamo riferito un esempio eclatante di eventi attuati tramite il braccio operativo della struttura, mi riferisco all'omicidio di Enrico Mattei, che, nel quale nell'altra Europa entriamo abbastanza in dettaglio. Adesso non lo facciamo adesso perché ci porterebbe via molto tempo, ma entriamo abbastanza in dettaglio su quella che è stata la storia di Mattei, del perché a un certo punto il braccio operativo, il cosiddetto contingente americano, cioè diciamo una derivazione anglo-americana, quindi già un po' spuria, già un po' una deviazione rispetto a quella che era l'originario intento della struttura. Anche questa è una parentesi, chiudiamo qui. Ecco, abbiamo raccontato nel libro come il braccio operativo, il contingente americano, avesse provveduto ad uccidere, a far uccidere Enrico Mattei. Perché la politica di Enrico Mattei di arrivare ad un'autonomia energetica dell'Italia, era molto, molto attivo, molto, molto creativo Enrico Mattei nel creare reti di approvvigionamento, creare relazioni con i paesi produttori di petrolio, bypassando completamente le sette sorelle. Questa cosa qui, cioè sapete benissimo, le sette compagnie petrolifere controllate dagli americani. Voi sapete benissimo che il controllo del mercato del petrolio è fondamentale per gli Stati Uniti e per l'esistenza stessa del dollaro, cosa che infatti sta cominciando ad essere minacciata dagli attuali sviluppi del presente.
anche senza addentrarci, molti ascoltatori che hanno ascoltato Nicola e altri amici che frequentano questo canale sanno già benissimo di cosa, a cosa mi sto riferendo. E quindi niente, Enrico Mattei fu assassinato soprattutto per quello, per la politica che stava mettendo in atto, che contrastava con quelli che erano gli obiettivi della struttura, evidentemente, per quanto riguarda il fatto che l'Italia doveva rimanere un paese assoggettato alla succube, come tuttora, paese succube del gruppo di potere anglo-americano, sostanzialmente. E ovviamente anche succube delle direttive dell'Unione Europea, come vediamo bene tuttora. Ecco, e questo era il secondo livello, il livello operativo. C'era un terzo livello, che era il livello consultivo, ed è qui finalmente possiamo fare dei nomi. Ecco, perché anche a livello operativo del contingente americano ci sono pochissimi nomi che vengono fatti, alcuni dei nomi che sono stati fatti e riportati nell'altra Europa sono anche fittizi probabilmente, quindi non si possono fare delle vere considerazioni vere e proprie. Invece per quanto riguarda il livello consultivo abbiamo un elenco molto lungo di nomi, molto lungo ma anche incompleto, che poi dopo leggerò semplicemente per dare al lettore, far anche proprio una lettura sequenziale nuda e cruda che poi commenterò, ma anche per dare al lettore, all'ascoltatore, l'idea della profondità, della vastità labirintica delle implicazioni contenute in questa materia. Ci sono veramente nominati tutta una serie di personaggi, alcuni noti, alcuni non noti, ma che andando a vedere bene avevano un senso, la loro presenza nella lista aveva un senso. Quindi di cosa si tratta di questo elenco di membri consultivi? Consultivi perché? Perché evidentemente la struttura, per poter attuare le proprie finalità, le proprie decisioni, aveva bisogno di avvalersi di specialisti, sostanzialmente, di specialisti in vari campi. E qui parliamo veramente di tutti i campi, perché troviamo, ecco, come qui vediamo un paio di personaggi per appunto citati, che erano scrittori politici, come André Marot, oppure uno scrittore che ha vinto un premio Nobel, come André Gide, quindi c'erano intellettuali, scrittori, c'erano filosofi, c'erano ricercatori scientifici, c'erano ricercatori in vari altri campi di scienze sociali, di etnologia, c'erano, ecco, questi, c'era fare una digressione breve perché poi sennò ci vorrebbe tutta la serata su questi personaggi qui. C'erano archeologi, c'erano, vedremo dopo più avanti qual è la vastità dei personaggi elencati in questa lista. E perché la struttura si rivolgeva a personaggi di questo genere? Perché evidentemente aveva bisogno di approfondire determinati aspetti, determinate questioni che gli stavano a cuore. Ad esempio, in certi casi aveva bisogno di approfondire, di avere qualcuno che potesse tradurre determinati testi in lingue antiche che erano interessanti per la struttura. In altri casi, evidentemente, aveva bisogno di intellettuali che veicolassero determinate idee che erano funzionali a creare una certa ideologia da trasmettere al pubblico, alle masse. E quindi intellettuali che funzionassero un po' come funzionano i mass media oggi. E quindi, ecco, c'erano determinati incarichi, determinate questioni che andavano sviluppate. Poi entrerò in dettaglio di alcune di queste molto interessanti fra poco. E, ecco, va detto che non tutti questi personaggi, in buona parte, non sapevano probabilmente nemmeno di essere stati cooptati, incaricati dalla struttura per svolgere questi incarichi, perché molto probabilmente venivano contattati e incaricati di fare quello che poi hanno fatto in maniera segreta, nascosta, cioè passando per intermediari che non trasmettevano, che non comunicavano evidentemente qual era il committente di questi incarichi. In questo modo, quindi, questi stessi personaggi che citerò fra poco possono aver compiuto, e per lo più sono convinto che abbiano compiuto il loro incarico senza sapere di aver lavorato per un determinato fine superiore. E perché sostanzialmente la struttura, e questo l'ha detto bene anche Rumor la prima volta, funzionava a compartimenti, a cellule, anche nel livello consultivo, erano articolati in questa maniera, cioè c'era magari un capofila, un incaricato, uno che appunto si incaricava, era incaricato di occuparsi di una certa materia, che a sua volta aveva sotto di sé vari altri collaboratori.
ma non c'era un collegamento da livello superiore a livello inferiore, cioè da livello superiore a livello inferiore non passavano le informazioni relative a quelle che erano le finalità del lavoro che si stava concludendo, e ogni cellula, ogni gruppo di lavoro non sapeva del lavoro degli altri gruppi di lavoro su altri argomenti, quindi nessuno era in grado di ricomporre il quadro d'insieme e di arrivare a capire cos'è che stava, a cosa si stava lavorando. Ognuno coltivava il proprio obiettivo, il proprio campo di ricerca, con i propri collaboratori, che a loro volta non sapevano nulla del livello superiore, e quindi tutto questo ha contribuito a mantenere segreta la struttura. Ecco, ora, scusate, ogni tanto devo bere perché... No, ma in questo caso, guarda, paragonando anche al mondo di oggi, no? Sia in ambito di società, filantropi, ONG, media, e gli scrittori sono stati in qualche modo sostituiti da degli pseudo intellettuali e addirittura esatto. dagli influencer, per poi passare esatto. anche da luoghi di culto e da organizzazioni di culto. Qua è interessante vedere esatto. come Pierre Plantard, ma anche Bérengère Saunière, che abbiamo incontrato esatto. spesso nelle nostre puntate sì. con la chiesa di Rennes-le-Château, e lì i misteri erano poi tanti anche nello specifico. Quindi dopo ti farò anche qualche domanda, fra l'altro anche nel pubblico sì, voi scriveteci sì, sì. domanda, e fra poco le andiamo a fare. Adesso entriamo esatto. e continuiamo a fare i nomi. Esattamente, grazie, sono d'accordissimo con quello che ha detto Gianluca. E adesso voglio proprio fare questa carrellata, una prima carrellata così, per dare l'idea della profondità, della vastità della materia che è toccata dall'Alta Europa. Poi dopo commenteremo i nomi che, alcuni, non tutti, perché sono tantissimi, commenteremo i nomi più interessanti, quelli che ci consentono di fare qualche considerazione questa sera. Ecco, l'elenco dei membri consultivi riportati in Alta Europa comincia con questi nomi: Charles de Gaulle, Maurice Schumann, Jacques Maritain, André Marot. Questi sono abbastanza noti, ma poi si va avanti. Sono piuttosto noti, direi, Charles de Gaulle, grosso politico, poi abbiamo detto Maurice Schumann, è lo stesso Maurice Schumann che citavo poc'anzi, che è stato il tramite con Giacomo Rumor, e poi appunto Jacques Maritain e André Marot erano intellettuali e scrittori. Ma poi si va avanti nell'elenco e adesso vediamo un po' che nome troviamo. Il nome successivo è Henri Lobineau, e dopo farò una breve digressione su Henri Lobineau. Ah, nell'elenco dei membri consultivi viene riportata anche la data in cui questi nomi, cioè c'era Rumor copiò dai documenti originali il nome e la data in cui questo personaggio sarebbe stato cooptato all'interno della struttura. Quindi nel caso del Henri Lobineau la data è il 1962. Poi Matteo Paoli, scrittore svizzero, 1961. Vi dirò qualcosa. Poi Hugh Auchincloss Brown, geologo, 1956. Harold Godwin, geofisico, 1956. James Hunter Campbell, fisico e geologo, 1955. Charles Hutchins Hapgood, e qui dirò molte cose dopo, geofisico, 1952. Arlington Mallory, cartografo statunitense, 1950. Alexander Thom, archeologo, 1945-50 circa. Livio Catullo Stecchini. Paul Van Zeeland, ministro, non si sa quando era, quando è stato cooptato Stecchini. Paul Van Zeeland, ministro belga, 1936. Jean Cocteau, scrittore e drammaturgo, 1935. Theodor Reich, psicanalista ed etnologo, 1954. Karl Kautsky, economista, 1930. Nathan Soderblom, storico delle religioni, 1927. Henry Ryder Haggard, scrittore, 1925. Gaetano Mosca, giurista, 1920. Carl Pearson, matematico e statistico, 1912. Paul Desmet de Nayer, politico belga, 1896. Sergei Witte, politico ed economista russo, 1895. Maurice Barrès, scrittore politico francese, 1896. Jan Bloch, banchiere polacco, 1890. Adolf Erik Nordenskjöld, esploratore artico e cartografo, 1888. John e Weinmann Dixon, importantissimi questi, dopo dirò qualcosa.
1871. Alphonse Louis Constant, meglio noto come Eliphas Levi, esoterista, 1862. Célestin Nanteuil, non si sa quando, abatemi se non ricordo male, francese. Marcel Griol, etnologo, dopo dirò qualcosa su questo, 1900, anni, XX secolo comunque. Hans Ganz, filosofo svizzero, non si sa quando. Abate Châtel, 1825. Johann Garres, scrittore ed etnologo, 1810. Poi ci sono membri della famiglia Sinclair o Sinclair di Roslin, Roslin Edimburgo, e qui molte antenne dovrebbero scattare nei nostri ascoltatori, sia del 1800 che del 1700. Poi ecco, Rumor non copiò tutti i nomi, perché fu un lavoro che fece ancora in gioventù e ricopiò nomi che gli sembravano più interessanti. E alcuni li saltò addirittura e poi, come spiegato la volta scorsa, probabilmente i documenti originali sono andati perduti, purtroppo. Sono rimaste soltanto le informazioni ricopiate da Paolo Rumor. Quindi non abbiamo neanche l'elenco completo dei nomi citati, ma sono comunque molti questi nomi. E poi, ecco, andando ancora indietro, Alexandre Lenoir, filosofo e archeologo, 1790. Andrew Ellicott, astronomo e topografo in America, 1700 negli Stati Uniti, 1789. John Hancock, ancora in America, 1780. Poi ci sono vari vuoti. Si ritorna in Europa. Hugh Seton de Touche, 1748. C'è ancora qualche vuoto non registrato da Rumor. C'è la famiglia Radcliffe del Northumberland nel 1690 e anni precedenti. C'è lo scrittore inglese John Evelyn nel 1660. Un grande scrittore, non sono nomi qualunque. C'è Theodor Hack in Germania nel 1645. Samuel Hartlib in Germania ancora, 1620. Francis Anthony in Virginia, Stati Uniti, 1619. Peter Rosenberg in Germania, 1605. John Dee, alchimista e mago inglese, 1600 circa. Sir Sidney Philip, inglese, fine 1500. Johann Valentin André, citato da Nicola più volte quando ha parlato di Rosa Croce qualche puntata fa, se non ricordo male, fra la fine del 500 e l'inizio del 600. Poi si vanno intere famiglie, intere casati, come i D'Angiò, con Yolanda D'Angiò nel 1430, poi con vari vuoti, il casato dei De Bar, Edouard De Bar, nel 1300 circa. Poi si va anche in ambito arabo, con Yalkut al-Rumi, nel 1218. Poi si va con la famiglia di Hugh de Gisors, famiglia inglese normanna, Hugh III de Gisors, nel 1217, Jean de Gisors, nel 1110. L'ordine di Montbar, che fa riferimento all'ordine dei Templari, sostanzialmente, quindi c'entrano anche l'ordine dei Templari, nel 1100 circa. La famiglia dei Plantageneti, la prima dinastia reale inglese in seguito alla conquista normanna, circa nel 1100. Gerbert d'Aurillac, un abate francese, circa nel 1100. Poi Ben Yehuda, soprannominato il Luminare, un personaggio ebreo, giudeo evidentemente, nel 1020 circa. Un certo Guillaume l'Inglese, un Bera VI di Razès e alcuni della stirpe dei Razès nei secoli VIII, VII e VI d.C. Cominciamo ad allontanarci. Poi nomi non meglio identificabili, un certo D'Avergne, l'Istigatore, nell'878. In certi casi leggo anche il soprannome con cui erano conosciuti, come in questo caso, l'Istigatore. Un certo Acfred, dell'870. Un certo Bera II, del 670 circa. Annemundo, vescovo di Leone, nel 650. Una certa Giselle di Razès, metà del 600 circa. Razès era la contea dove si trova Rennes-le-Château, tra l'altro, non è un luogo a caso. Thierry I di Austrasia, in un'epoca imprecisata. Il secondo chiliarco dell'episcopo Baradeus a Edessa,
secondo Chiliarco dell'Episcopo Baradeus a Edessa, VI secolo circa. Edessa, fra l'altro, nota come Urfa anche attualmente, l'abbiamo citata nell'Alta Europa, perché è un luogo, è stata una delle sedi della struttura in antichità. Poi l'abate Elisa Carr, in una regione chiamata Settimania, in Francia, nel 500 circa. E poi si passa in ambito rabbinico, si cambia scenario, si va verso Oriente, in Medio Oriente, e viene citato Ulla Amorà, un rabbino, un saggio ebreo, in un'epoca imprecisata, quarto-quinto secolo dopo Cristo. Rab Yosef, maestro a Pumbedita, nel 300 circa, che era una località in Mesopotamia, Pumbedita. E poi l'intera famiglia ebraica dei Kokba, che ha dato svariati personaggi, soprattutto ribelli, contro il dominio romano, i Kokba. La famiglia della Kokba significava stella. Poi altri personaggi rabbinici, del 200 circa, Ia Bar Abba, in Palestina, 200. E Rabbi Akiba, Oni, Anan Haneba, Anin, il purificatore, siamo arrivati quasi al termine, Asaf di Gamala, Jacob, Elisacar, Barnasa di Betlamu, Johanan di Panea, Giuda detto Kokba di Soba, Shimon ben Giora del gruppo di Dudael, la famiglia del Berit, i tre Nosrim di Mikula, il martello di Modin. Poi salto ecco, qualcuno. No, ma ecco, infatti, Zidiki. Su questo ti volevo anche, perché abbiamo più o meno capito quello che fa effetto, sono anche i nomi altisonanti o che abbiamo sentito, ma io su questo, perché vedo anche magari qualcuno che si stupisce dei nomi arabi o medio orientali, e allora voglio ricordare con te qual era nell'altra Europa l'idea di Europa, che è ben diversa da quello che è diventata l'Unione Europea. Era una sorta di unione del Mediterraneo, quindi Nord Africa e Medio Oriente erano compresi, e vedete che infatti questi nomi lo confermano, il progetto era quello, il bacino del Mediterraneo. Poi qualcosa deve essere accaduto. Sì, hai detto bene, infatti le sedi originarie innanzitutto appunto le sedi originarie più antiche della struttura erano collocate in quest'area qui nel Medio Oriente. Nella puntata precedente, nell'incontro precedente, ho illustrato con una cartina geografica dove erano appunto le località in cui la struttura aveva avuto sede, e molte di queste erano appunto in Egitto, Siria, confine fra Siria e Turchia, Mesopotamia del nord, per cui l'Africa, il baricentro della struttura in quegli anni, in quei millenni che vanno dal primo, secondo millennio avanti Cristo, era indubbiamente questo il baricentro, anche nei primi secoli dopo Cristo era indubbiamente questo il baricentro della struttura, e come anche fatto, come anche si capisce dalle mappe geografiche che avevo illustrato la prima occasione, avevo illustrato che appunto virano molte località che si riferivano per appunto all'area mediterranea. C'era un riferimento, un'immagine relativa anche alla Sicilia, come appariva in tanti diluviani, quindi molto più vasta di adesso, perché il livello del mare era più basso e si connetteva addirittura a Malta. Poi ho accennato prima al discorso del Golfo Persico, che era libero dalle acque e quindi ospitava molto probabilmente insediamenti civili. Quindi il baricentro era quello, e l'idea che la struttura portava avanti dall'antichità era quello di arrivare ad una unità geopolitica che abbracciasse tutta quest'area qui, e quindi probabilmente quello che la struttura aveva in mente di realizzare, e che poi non è andata così, però era qualcosa di simile all'idea espressa da Calergi nei suoi libri. Quindi il cosiddetto piano Calergi effettivamente prevedeva un'entità geopolitica che abbracciasse non solo l'Europa, ma anche i paesi dell'Africa settentrionale. Quindi un'unità geopolitica che avesse al suo centro il Mediterraneo. Poi Calergi metteva di suo un aspetto elitario sul quale non possiamo tanto essere d'accordo,
perché metteva al vertice di questa entità geopolitica sostanzialmente un'aristocrazia ebrea, giudea. Quindi lui era di quella visione lì, e quindi sostanzialmente la sua idea era di un'entità geopolitica che fosse in qualche modo guidata direttamente o indirettamente da un'aristocrazia ebraica. Ma però questo progetto sta di fatto che è evidente che non è andato in porto, perché poi l'Unione Europea si è realizzata in maniera molto diversa. Cioè, quando si è attuata, io sono convinto che sia avvenuto qualcosa, poi magari si potrebbe essere argomento, anzi è sicuramente un argomento che vorrò approfondire in prossime pubblicazioni eccetera, magari potrebbe essere anche materia di altri incontri, ma sono convinto che sia avvenuto qualcosa in particolare all'interno del braccio operativo della struttura, e negli anni proprio quando Giacomo Urmor stava lavorando, secondo me, in queste commissioni, cioè mentre proprio si stava lavorando a costruire l'Unione Europea, in qualche modo ha preso il sopravvento un'altra ala all'interno della struttura, che evidentemente non era monolitica, un'ala che io associerei a un gruppo di potere anglo-americano, e che è sostanzialmente quello che secondo me è tuttora, è stato prevalente negli ultimi decenni, cioè quel gruppo di potere neoliberista, globalista, transumanista, che ha indirizzato un pochino la storia nella direzione in cui stiamo andando adesso. Secondo me è stato questo gruppo di potere, e anche sostanzialmente anche lo stesso Galli nella prefazione alla seconda edizione del libro accenna a questa idea, cioè sviluppa questa idea di un sostanziale sabotaggio dell'idea originaria dell'Unione Europea, che l'Unione Europea doveva essere un polo, un'entità geopolitica di un certo peso, di quello che dicevamo prima, cioè abbracciare una certa area geografica, ad avere un certo assetto equilibrato, cosa che invece non è stata voluta. È stato voluto che l'Unione Europea fosse unicamente un'unione di carattere economico e monetario, come effettivamente oggi l'Unione Europea è un'unione puramente mercantile e monetaria, ma non c'è una vera unità politica, non esiste una posizione politica uniforme, una omogenea dell'Europa, comune dell'Europa in tante questioni. È stato detto, capito, sottolineato più volte, non solo da noi che magari siamo critici, ma anche da persone meno critiche per quanto riguarda l'Unione Europea. Quindi in qualche modo quel progetto fu sabotato perché evidentemente non stava bene che, appunto, al gruppo di potere anglo-americano sostanzialmente, che esistesse un polo geopolitico autonomo e potente come l'Europa, perché l'Europa potrebbe essere molto di più di quello che è, se fosse consapevole delle proprie, autonoma nelle proprie decisioni, nelle proprie... Lo vediamo, ecco, anche questo, anche senza entrare nei dettagli, lo vediamo bene quanto ci viene a costare essere soggetti alle direttive americane nella situazione attuale, quanto ci viene a costare in termini economici, energetici, eccetera. Se fossimo un'entità geopolitica autonoma e libera veramente, tutto questo non accadrebbe. Ma questo non è stato voluto, è stato volutamente sabotata l'Unione Europea per essere quello che è, cioè sostanzialmente un aborto e uno strumento di controllo delle sovranità nazionali, che appunto sono state cedute e non esistono più. Quindi sì, grazie Gianluca per aver fatto questa osservazione. E ecco, fatta questa carrellata, ci sono altre domande? Segnalamele pure, Gianluca. Sì, io ti farei proseguire con la presentazione e poi ti faccio una domanda. Fatta questa lunga carrellata, che magari può anche essere stata pesante, noiosa, incomprensibile, lo capisco, però era anche per far capire che tipo di lavoro abbiamo dovuto fare per andare a sviscerare, lavorare all'interno di queste informazioni, perché avete visto quanti e quali personaggi siano citati, dei quali in grandissima parte non sapevamo nulla. E personaggi citati anche per soprannome o per nomi che sono incomprensibili, e che ha richiesto un discreto lavoro per poter arrivare a identificare quali erano questi personaggi, quale poteva essere la funzione che avevano avuto all'interno della struttura, quali membri consultivi. Ora tornerò un pochino indietro a parlare di quelli che sono più vicini a noi, e che possono aver risvegliato anche qualche antenna negli ascoltatori. Ad esempio, ecco, Henri Lobineau è il primo personaggio che viene citato dopo i primi quattro che compaiono nella lista, che sono personaggi noti e ben identificabili. Infatti dopo André Marot viene citato Henri Lobineau,
cooptato nel 1962. Ora, chi conosce la vicenda di René Le Chateau e sa dei dossier segreti di Henri Lobineau, sa benissimo che Henri Lobineau è un personaggio che non esiste, cioè è un personaggio inventato, immaginario, non è una persona reale. È uno pseudonimo inventato da un personaggio, ecco questo, Pierre Plantard, negli anni 60, nel 67, depositò una serie di documenti noti appunto per l'appunto con il nome di Dossier Secret Henri Lobineau alla Biblioteca Nazionale di Parigi, e sono quei documenti che hanno dato origine a tutto un filone di narrativa e anche di saggistica, diciamo così, di confine, che ruota intorno alla vicenda reale, effettivamente esistita, dell'abate, del curato Béranger Saunier, relativo per l'appunto alla chiesa di Rennes-le-Château, dove sarebbe stata rinvenuta da Béranger Saunier stesso un tesoro non meglio identificabile. Non mi addentro in questa questione perché sarebbe estremamente lunga e non sono fra l'altro un esperto di questa questione, ma l'unica cosa che voglio osservare è questa bizzarria, e cioè che all'interno di una lista di nomi e cognomi di personaggi identificabili si trovi questo nome, che non è un nome reale, ma è per l'appunto uno pseudonimo inventato da dei personaggi che hanno, diciamo, imbastito una certa narrativa, e cioè viene quindi da chiedersi per quale motivo all'interno della lista dei membri consultivi fosse presente questa materia, questa narrativa, questa narrazione, questo riferimento per l'appunto alla vicenda di René Le Chateau. È una domanda alla quale non so al momento dare una risposta, e mi limito a segnalare la stranezza. Il personaggio che segue, Mattia Paoli, è a sua volta legato alla stessa materia, perché Mattia Paoli è probabilmente, presumibilmente, lo pseudonimo di un giornalista investigativo svizzero, un certo Ludwig Schleswig, che produsse negli anni 70 una serie di trasmissioni radiofoniche, e poi anche scrisse un libro incentrato sulla materia del priorato di Sion. Il priorato di Sion, anche questo, è una materia che fa parte della vicenda, della narrativa di René Le Chateau. E quindi è curioso che anche questo personaggio, citato nella lista dei membri consultivi della struttura, si riferisca a questa materia di carattere sostanzialmente mitico-leggendario. È una stranezza che per appunto mi limito a riferire e senza poter dare una chiave interpretativa in più. Di questo personaggio, di Matteo Paoli, si sa pochissimo. Si sa che è morto nel 77. Alcuni autori, gli autori Lincoln, Bagent e Lee, che hanno scritto Il Santo Graal e L'eredità messianica, cioè i libri con i quali è stata sviluppata la materia per l'appunto di René Le Chateau, hanno ipotizzato che potesse essere addirittura un agente segreto che faceva il doppio gioco fra servizi segreti svizzeri e egizi e israeliani, e che fosse quindi stato ucciso dagli israeliani. Ma non si sa null'altro di questo personaggio. Oggi non approfondiamo i protocolli dei savi di Sion, perché ci porterebbe lontano, ma ci sono riferimenti anche a questa materia, e andiamo ai personaggi seguenti che ho citato in elenco, e sui quali posso dire qualcosa di più concreto, di più preciso, perché sono ben identificabili, anzi hanno proprio anche un riferimento molto ben preciso alle vicende documentali riportate nell'altra Europa. Questi personaggi sono, leggiamo, Alexander Thom. Ecco, Alexander Thom è stato un archeologo molto, molto piuttosto conosciuto da chi ad esempio si occupa, interessato a questioni di archeologia, diciamo così, un po' di frontiera, perché Alexander Thom ha ritenuto di individuare quella che lui ha definito la Iarda megalitica, cioè lui, analizzando tutti i numerosissimi monumenti megalitici della Gran Bretagna e della Bretagna francese, ha individuato un'unità di misura sostanzialmente con la quale sarebbero state
realizzate queste, tutti questi monumenti, da lui definite per appunto Yarga megalitica. Ma al di là di questo, ecco, nei documenti della struttura, Alexander Thome è identificato con una funzione ben precisa, cioè sarebbe stato lui a tradurre le cosiddette tavolette di gesso di Giza, di cui ho parlato la volta scorsa. E le tavolette di gesso e i rotoli di Nusaybin. La volta scorsa, infatti, ho parlato di questi due reperti, di cui non si sa nulla a livello ufficiale, perché questi reperti sarebbero stati rinvenuti fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento in due località, per appunto a Nusaybin, che è una città al confine fra la Siria e la Turchia, e per l'appunto a Giza, le tavolette di gesso. E nei documenti della struttura è detto che le informazioni contenute in questi antichi documenti, che la struttura riteneva importantissimi, perché andavano a integrare informazioni che già essa possedeva, e sarebbero stati tradotti da Alexander Thome. Ora, in questo caso siamo riusciti a fare qualche verifica, e devo dire che questa informazione non è al momento confermabile, nel senso che abbiamo contattato per email il biografo di Alexander Thome, che è morto qualche tempo fa, e biografo forse ancora vivo, credo sia ancora vivo. E il biografo di Alexander Thome non ha confermato il fatto che Alexander Thome fosse esperto in materia di antico Egitto, che fosse mai stato in Egitto o che fosse a conoscenza, per l'appunto, che avesse conoscenze di carattere linguistico. Quindi questa informazione non siamo in grado effettivamente di confermarla sulla base delle verifiche fatte, ma di fatto comunque è presente, questo personaggio è presente nella lista, come così dicono i documenti, per aver tradotto questi antichi testi rinvenuti a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, all'inizio del Novecento. Poi è citato Livio Catullo Stecchini. Anche Livio Catullo Stecchini è noto a chi legge, diciamo, di materie di archeologia di frontiera, perché anche egli è stato un ricercatore che ha sviluppato ad esempio una teoria numerologica sua peculiare riguardo alla piramide di Giza. Poi è citato Marcel Griol. Marcel Griol, ecco, è noto a chi conosce il mistero dei Dogon, perché Marcel Griol, insieme alla sua assistente Germain de Dieterlen, compì un accurato studio dei Dogon, una popolazione che è insediata nel Mali, e scoprendo che possedeva conoscenze astronomiche estremamente sofisticate e interessanti relative alla stella Sirio e relative addirittura alla nana bianca che orbita intorno a Sirio, perché Sirio sarebbe una stella doppia o addirittura tripla. E quindi i Dogon, questa popolazione pressoché primitiva, aveva conoscenze mitiche, leggendarie, che si riferivano a un dato astronomico preciso e confermabile della scienza attuale, e che a quei tempi, Marcel Griol fece queste ricerche negli anni 30-40, a quei tempi era da pochissimo noto addirittura ai nostri scienziati occidentali. Quindi è impensabile che una popolazione primitiva fosse venuta a conoscenza di queste informazioni. Del mistero di Dogon si occupa abbondantemente, estesamente, un libro intitolato per appunto Il mistero di Sirio, se non ricordo male, di Robert Temple. È un classico in questa materia, pubblicato ancora negli anni 70, ma ripubblicato più volte anche successivamente, che si occupa estesamente di questa materia, ed è effettivamente un mistero estremamente intrigante. E poi, ecco, veniamo ad una serie di personaggi che hanno coinvolto anche abbastanza direttamente le mie ricerche riportate nel primo libro che ho citato all'inizio, il mio primo libro, Il segreto di Giza. E cioè questi cinque personaggi: Hugh Hutchings Brown Campbell, Charles Hapgood, Arlington Mallory e poi Salto Haggard, Adolf Nordenskjold, esatto, questi personaggi. Perché il personaggio centrale, più importante di tutti, è Charles Hapgood. Ora, Charles Hapgood è noto a molti ascoltatori, probabilmente lo conoscono, l'hanno già sentito nominare, perché è l'autore, il più noto autore, elaboratore della teoria degli slittamenti polari.
Ebgod negli anni 50 e successivamente anni 60-70 pubblicò un paio di libri in cui espose questa teoria, secondo la quale la Terra andrebbe ciclicamente incontro a catastrofi di carattere globale a causa del fatto che un eccessivo accumulo dei ghiacci nelle zone polari tenderebbe a sbilanciare la Terra e a far slittare la crosta, cioè la parte più superficiale della Terra, sopra il manto fluido sottostante. E questa sarebbe stata la causa in passato di eventi talmente catastrofici da spazzar via intere civiltà antiche. Perché l'altro filone di ricerca di Ebgood era quello relativo alle antiche mappe, antiche cartografie. Ebgood ha pubblicato anche un libro intitolato Maps of the Ancient Sea Kings, cioè Mappe degli antichi re dei mari, in cui esamina una serie di cartografie antiche. Forse l'ho anche riportata, se non ricordo male. Ecco, qui c'era una foto di Alexander Thom con alcuni siti megalitici da lui studiati, una foto di Marcel Griaul, etnologo, con un villaggio Dogon da lui appunto studiato, insieme alla sua assistente, come dicevo prima. E ecco, e ci sono, ecco esatto, ci sono, questo ne parlo subito dopo, e qui c'è Charles Ebgood, che appunto stava dicendo, ha sviluppato queste ricerche in ambito di slittamento della crosta terrestre e, dicevo, anche di antiche mappe cartografiche. Ecco, in questo testo, dicevo, in Mappe di antichi re dei mari, ad esempio, analizzò in dettaglio la famosa mappa di Piri Reis, ma ha analizzato in dettaglio anche molte altre mappe, arrivando alla conclusione, anche ad esempio, anche molti portolani medievali. I portolani medievali erano mappe che rappresentavano sostanzialmente il Mediterraneo e che servivano per appunto per la navigazione interna al Mediterraneo nei secoli XII, XIII, XIV. E queste mappe, osservava Ebgood, erano molto precise, tanto precise da non essere spiegabili in base alle conoscenze matematiche e geografiche del tempo, tanto da far pensare che ci fossero che fossero state costruite ispirandosi a mappe, cartografie molto più antiche e molto precise, più precise, risalenti appunto per l'appunto ad una civiltà non nota, sconosciuta, che avrebbe prodotto una cartografia estremamente avanzata. Quindi, qual era l'idea di fondo che aveva sviluppato Charles Ebgood? Era che esisteva un'antica civiltà antediluviana, molto avanzata, che aveva sviluppato conoscenze cartografiche molto avanzate e che erano arrivate a noi tramite determinati passaggi, fra cui alcuni geografi dell'età, fra i quali i Fenici innanzitutto, poi alcuni geografi dell'età classica, fino ai portolani medievali, fino per l'appunto all'età moderna. Ma si erano ovviamente perse le conoscenze dell'esistenza di questa civiltà antica. E io, ecco, perché conosco Ebgood? Perché era per me importante? E quando ho visto questo nome nella lista dei membri consultivi, mi un pochino sono balzato sulla sedia. Perché io di Ebgood parlo estesamente nel mio primo libro, nel Segreto di Giza, dove io arrivavo sostanzialmente alle stesse conclusioni, e cioè dimostravo che la stessa disposizione delle piramidi di Giza era un artificio matematico, geometrico, architettonico per decodificare informazioni che lasciavano per l'appunto capire, intuire l'esistenza di una civiltà antediluviana poi spazzata via da una catastrofe per l'appunto del tipo di quelle descritte da Ebgood, cioè slittamenti della litosfera. Quindi io rimasi estremamente sorpreso nel vedere come i documenti di Rumor venivano a toccare una materia che io avevo toccato, trattato nel mio primo libro. Ma perché, ecco, tornando indietro, e rimasi ulteriormente sorpreso dal vedere come non solo Ebgood era citato in questa lista, ma anche altri personaggi meno noti, ma che comunque avevano lavorato alla stessa materia. Ad esempio, Hugh Auchincloss Brown è stato il primo in realtà a formulare la teoria degli slittamenti polari. Qualche anno prima, questo personaggio qui, qualche anno prima di Ebgood.
E sostanzialmente Apgood avrebbe rielaborato le idee di Hutchins Gloss Brown. Anzi, nei documenti di Rumor, anzi, Rumor scrive nel libro che secondo lui probabilmente ad Apgood furono passate delle informazioni, furono passate parte dei documenti da parte della struttura, furono passate alcune informazioni per far sì che egli potesse per appunto sviluppare e indagare più approfonditamente quest'idea degli slittamenti polari. Quindi fu proprio specificamente incaricato di sviluppare questo filone di ricerca. Però sta di fatto che il primo fu per appunto Brown ad affrontare questa idea, a sviluppare questa idea. Ed anche Brown è citato nella lista. Poi sono citati altri personaggi. È citato un certo Campbell, personaggio oscuro ai più, ma che se si leggono i libri di Apgood si impara che Campbell era il matematico che aveva aiutato Apgood a mettere a punto, dal punto di vista matematico, la teoria degli slittamenti polari. Quindi rimasi estremamente sorpreso nel vedere come un personaggio sconosciuto come Campbell, collaboratore di Apgood, fosse anch'egli stato cooptato, diciamo così, dalla struttura e inserito nella lista dei membri consultivi. Quindi per dire che c'era un disegno ben preciso da parte della struttura nel voler approfondire e sviluppare questo tipo di argomento, cioè quello degli slittamenti polari, avendo appunto indicato tre personaggi che se ne sono occupati e hanno scritto libri sulla materia. Ma ci sono anche altri personaggi implicati, in questo caso, ecco, non più sugli slittamenti polari, ma implicati negli studi cartografici, ma sono sempre legati ad Apgood. Ad esempio, ecco, Mallory. Mallory era un ex ufficiale della Marina, conoscente di Apgood, e fu quello, per l'appunto, era un appassionato cartografo, appassionato di cartografia antica, dilettante, e fu Mallory a segnalare ad Apgood l'esistenza della mappa di Piri Reis, cioè non l'esistenza della mappa di Piri Reis, ma il fatto che la mappa di Piri Reis potesse rappresentare in alcune parti del suo profilo, ecco, in alcune parti, nella parte, diciamo, meridionale che si vede a destra in questa slide, potesse rappresentare l'Antartide privo di ghiacci. Quindi fu Mallory a segnalare ad Apgood questa idea qui, che poi Apgood sviluppò nel suo libro e la approfondì. Anche in questo caso sono rimasto estremamente sorpreso di vedere come un personaggio abbastanza secondario fosse implicato e inserito nella lista dei membri consultivi con il preciso compito di sviluppare la cartografia. E a livello cartografico c'è anche questo personaggio, Adolf Nordenskjöld, a fianco di Apgood qui, che alla fine dell'Ottocento fu quello per l'appunto che produsse una serie di studi in particolare sui portolani medievali, come dicevo prima, arrivando anche egli alla conclusione che i portolani medievali, ci arrivò prima di Apgood, i portolani medievali erano talmente precisi, talmente accurati da implicare il fatto che fossero stati copiati, derivati da fonti antiche molto più dettagliate, più precise. E Adolf Nordenskjöld fa riferimento, riferisce questa fonte agli antichi fenici, ma potrebbe essere anche, si potrebbe anche pensare che la fonte, anzi io ritengo che, come in accordo con Apgood, che la fonte potesse essere ancora più antica, cioè gli stessi fenici probabilmente avevano fra le mani cartografie che si risalivano ad età molto più antiche, per l'appunto a quella civiltà antidiluviana di cui dicevamo poc'anzi, e che era riuscita a trasmettere nel corso dei secoli tramite il collegio dei sorveglianti, ossia diciamo la struttura in nuce che si era occupata di conservare e tramandare nel corso dei secoli le conoscenze dell'antica civiltà. Cioè in qualche modo le conoscenze dell'antica civiltà sono arrivate, hanno attraversato i secoli grazie ad un organismo elitario che per l'appunto è chiamato nel libro L'altra Europa la struttura, o chiamato in altri contesti di carattere più mitico, ha chiamato anche collegio dei sorveglianti o vigilanti anche. Qua fra l'altro voglio fare anche un inciso: i vigilanti, i sorveglianti, tecnico però è un documento, quindi questa puntata va inserita e di tanto in tanto torneranno anche
i riferimenti. Faremo riferimenti molto più espliciti dal vivo. Qualcuno chiedeva anche il numero, quindi Mesbet, mettiamola anche in sovraimpressione, sabato a Vicenza con Enrica Perucchietti, Nicola Bizzi, faremo anche dei collegamenti in maniera anche più diretta, ma vedete come, questo è il numero, salvatelo, serve per tutti gli eventi, solo WhatsApp o SMS, non chiamate perché non è ancora disponibile un centralino H24, semplicemente quando poi riusciamo vi riscriviamo e vi rispondiamo. Però è interessante vedere come in questa struttura, questi sorveglianti, questi vigilanti, ci siano nozioni storiche, geopolitiche, geografiche, cartografiche, e anche con la vicenda dei Dogon, con questa popolazione del Mali che dice di provenire da una stella di Sirio e di essere in qualche modo in contatto con questi esseri anfibi portatori di conoscenze che hanno influenzato tutto il loro folklore e tutta la loro mitologia, però li si può vedere e compaiono questi uomini pesce, uomini anfibi, compaiono in tante altre civiltà in giro per il mondo. Quindi sono detentori anche di una versione non ufficiale, non riconosciuta, che ha a che fare al di fuori del regno, del posto chiamato Terra. Le carte geografiche diverse lasciano intendere anche dei pre-reset, perché poi andando anche a dire in maniera, Loris è veramente bravo e molto tecnico, io mi voglio sbilanciare, ci sono stati dei reset, qualcuno li ha in qualche modo cavalcati, ma potrebbe averli anche programmati, potrebbe anche esserci un qualcuno che a cicli arriva e fa una sorta di alt control canch, no? Fa un bel reset e in qualche modo riesce a indebolire la massa, perché alla fine, se ci pensate, uno poi può essere definito complottista, può essere definito come vuole, ma come pochissimi controllano tantissimi? Intanto contengono a livello di DNA una determinata forza e conoscenza, dopodiché hanno un retaggio più antico, e come si difendono? Quando la massa arriva a un punto critico di numero di individui o di conoscenza media, in qualche modo va resettata, altrimenti va a finire che i tanti si ribellano ai pochi, no? La storia lo insegna, la dittatura è fatta con un mitra, prima o poi la massa di schiavi col mitra glielo rigira, quindi hanno dovuto escogitare nel corso dell'evoluzione di quella che l'umanità, se ne potrebbe parlare di quanti tipi ne esistono di umanità, ha dovuto in qualche modo escogitare un piano che potesse passare anche per la conoscenza, per le origini e anche per la religione, il sacro. E anche questo in qualche modo, se vi risuona, vuol dire che state facendo un po' i puntini insieme a noi. L'Egitto è sicuramente un punto cardine di tutto questo, e se ti va, visto che parte anche da questo libro su Giza, se vuoi possiamo anche andare a fare qualche altro riferimento. Io non so a che punto eri della tua presentazione. Sì, ci sono molte cose, effettivamente faremo finché possibile, non è che dobbiamo necessariamente approfondire tutto. No, volevo solo osservare alcune cose su quello che hai detto tu, che sono molto d'accordo. Adesso, innanzitutto due cose. Innanzitutto hai citato il fatto dei Dogon che hanno nella loro mitologia l'idea di esseri anfibi, metà uomini, metà pesci, che avrebbero portato la conoscenza, il nommo, come riferiscono nei loro miti. Ed effettivamente si trova in molte altre località nel mondo, e in particolare ne ho parlato anche la volta scorsa io stesso, quando mi sono riferito alle leggende di origine sumera relative ai sette Apkallu, i sette saggi capeggiati da Oannes, che era metà uomo. Non ho qui l'immagine in questo caso, ma comunque forse Mesbet magari può recuperarlo, magari la possiamo anche mandare in onda da in altro modo. E quindi erano esseri metà uomini, metà pesci, che si sarebbero occupati, secondo
la mitologia sumera, di trasmettere la conoscenza alla civiltà stessa, trasmettendo quindi i principi della civiltà, cose che io nell'incontro precedente associavo alla rifondazione della civiltà in seguito alla, come dicevo poc'anzi, anche quando mi riferivo al Golfo Persico invaso dalle acque che si sono innalzate con la deglaciazione, quindi in seguito al trasferimento di quella civiltà insediata nel fondale del Golfo Persico, con la ricostituzione della civiltà sumera, gli Oannes e i Set Apkallu sarebbero stati il collegio, diciamo così, dei saggi che avrebbe rifondato la civiltà. Quindi è un concetto, questo, che ritroviamo nella mitologia sumera e ritroviamo anche nei, come dicevamo prima, nei Dogon, quello di entità semidivine che mette uomini e mette pesce, che portano, quindi collegati al mare in qualche modo, che portano la civiltà. Questo, appunto, grazie a me, era un'immagine di Oannes, metà uomo e metà pesce. Pesce, sì, esatto. Questo penso sia più un costume perché ha i piedi, però vedremo. Ok, sì, è vero, però ecco, sì, c'è un'altra raffigurazione. Sì, si ispira ad alcuni bassorilievi che adesso... Esatto, ci sono altre raffigurazioni più esplicite, eccetera. L'altra cosa che volevo dire è, effettivamente, hai toccato un aspetto importante, quello cioè del fatto che con la crescita della consapevolezza delle masse è necessario per l'elite al potere di escogitare nuovi mezzi per non farsi scovare, per non farsi tanare. Ed è per questo, a mio avviso, secondo me, che in passato, nei migliaia di anni fa, l'elite al potere non aveva molto bisogno di nascondersi. Probabilmente, si dice che i miti stessi raccontano che gli dei camminavano con gli uomini. Quindi i consiglieri divini o semidivini, gli dei stessi, apparivano più facilmente agli uomini, perché il livello di consapevolezza, la conoscenza degli uomini, la capacità quindi di capire e di ribellarsi era estremamente limitata. Per cui un dio, chi era al potere, diciamo così, poteva anche permettersi di mostrarsi pubblicamente e non avrebbe rischiato un granché. Ma col passare del tempo assistiamo sistematicamente al fatto che l'elite al potere si nasconde sempre di più dietro strutture di potere visibili. Cioè, mentre fino a un certo punto anche nella stessa civiltà egizia i consiglieri, mi riferisco a certe etnie con la testa allungata, ad esempio. E certe etnie con la testa allungata, certi personaggi con la testa allungata, fra cui ad esempio Akhenaton, ci sono delle rappresentazioni di Akhenaton e di Nefertiti molto conosciute, fino a un certo punto erano ben visibili ed erano direttamente al potere. Nella struttura, nell'apparato egizio, ma ad un certo punto certi personaggi che fino a un certo punto erano visibili poi hanno smesso di mostrarsi palesemente e hanno presumibilmente continuato ad agire a comandare, a dirigere le cose, ma facendosi paravento, diciamo così, di altri organismi di comando visibili, apparenti, possono essere il sovrano vero e proprio, fino ad arrivare ai giorni nostri. Lo dicevo anche all'inizio, gli organi democratici sono un evidente paravento di chi sta al potere, perché chi sta al potere ha bisogno di essere assolutamente invisibile, perché con livelli di consapevolezza crescenti da parte delle masse, perché nonostante ci siano ancora molte persone non risvegliate, e lo vediamo, che non riescono ancora a cogliere, a unire certi puntini. Ciononostante, però, il livello di consapevolezza sono convinto che stia inesorabilmente crescendo. Come dice Malanga, l'entropia non può tornare indietro. L'entropia va esclusivamente avanti, quindi la consapevolezza non può far altro che aumentare. E non facendo altro che aumentare, chi ha il potere non può far altro che temere sempre di più il risveglio, per l'appunto, delle masse. Guardate, e quindi sono d'accordo con te. Con la sua famiglia, guardate la forma dei teschi anche degli infanti, ditemi, esatto, se vi sembrano umani. Esattamente, e teschi allungati sono stati trovati in tutto il mondo, compreso anche vicino a noi, all'isola di Malta sono stati trovati migliaia e migliaia di scheletri fatti sparire o distrutti o nascosti, comunque non più visibili, perché fino a qualche tempo fa erano visibili nel museo di Malta. Da qualche tempo in qua non sono neanche più visibili, non sappiamo se siano stati, speriamo siano stati fatti solo sparire, nascosti da qualche parte e non distrutti.
Ma questo per dire che i crani, l'etnia con il crani allungato era ben presente, molto diffusa fino ad un certo punto in antichità, e a mio avviso poteva coincidere con quella che era l'elite dominante in quelle fasi storiche, quindi parliamo di molte molte migliaia di anni fa, prima della fase storica nota, vera e propria, cioè della fase delle civiltà sumere ed egizia, no, in parte egizia, no, in parte sì, ma soltanto nella fase più antica, nell'antico regno. Sì, ci sono domande e osservazioni, sì. Volentieri, se no vado un pochino avanti ancora con... Ti faccio qualche domanda. Sì, volentieri. Ci chiede, nel libro L'altra Europa le piramidi vengono definiti puntatori, perché? Ecco, non è, devo correggere l'ascoltatore che in questo aspetto, cioè puntatore è definita la Sfinge. La Sfinge sola è definita puntatore. Le tre piramidi non vengono menzionate come piramidi, ma vengono menzionate come piattaforme, perché viene anche detto nei documenti, sostanzialmente viene fatto capire che le piramidi non furono realizzate, diciamo, in una fase unica, furono prima progettate, poi poste le basi, chiamate piattaforme per l'appunto, e probabilmente solo molto tempo dopo realizzate e costruite le piramidi vere e proprie. È un aspetto che sviluppo anche nel libro di prossima pubblicazione, che qualche ha ricordato anche Nicola in trasmissione e qui in qualche incontro, spero che possa uscire al più presto, dove per appunto osservo, cioè sposo quest'idea, cioè che il sito di Gizia è stato costruito in diverse fasi, di molte migliaia di anni, con una prima concezione, una prima ideazione molto antica, una fase in cui sono stati abbozzati, impostati a terra le tracce, la posizione delle piattaforme, cioè delle piattaforme di base, e poi una successiva fase di costruzione per appunto delle piramidi vere e proprie. Ma il puntatore è soltanto la Sfinge. E perché puntatore? Anche questa è una cosa singolare. Sono stato sorpreso nel trovare che i documenti di Rumor si riferiscono alla Sfinge come puntatore, perché ad esempio gli stessi libri di Bovale e Denkock indicano, chiamano la Sfinge come puntatore equinoziale. La Sfinge è un puntatore equinoziale, perché nell'apparato, diciamo così, nello schema di Giza, la Sfinge punta verso est. L'idea, perlomeno sviluppata anche da Bovale e Denkock, è che la Sfinge punti verso est all'era, quindi voglio indicare l'era precessionale del Leone, cioè quando il Sole sorgeva nella costellazione del Leone circa 12.000 anni fa. In questo senso è puntatore, perché indicando l'est con la sua veste, diciamo così, con la sua apparenza leonina, starebbe a puntare ad indicare l'era precessionale del Leone. E quindi questo mi colpì perché è un'espressione, un termine così specifico, puntatore, trovarlo nei documenti di Rumor e trovarlo nella saggistica alternativa di a firma di Bovale e Denkock è una questione che mi ha sorpreso, penso posso sorprendere anche i lettori e gli ascoltatori. Comunque grazie all'ascoltatore. Sì. Annalisa ci chiede se si potrà acquistare il libro a Tiene, alla conferenza. Sì, porteremo una cinquantina di copie, saranno a disposizione per la vendita, perché vorrà acquistarlo. Le dediche, le firme da parte volentieri dei partecipanti. Nick volentieri ci chiede: è uscito in questi giorni L'estate del golpe, un libro che parla di uno strano attentato a Rumor del 1973. Ci sono o possono essere connessioni con queste vicende? Dunque, di questa vicenda no, in realtà non so. Rumor, non so, quel Rumor si riferisce a Mariano Rumor, forse il personaggio più illustre di quei tempi, perché negli anni 70 Rumor era stato presidente, Mariano Rumor è stato presidente del Consiglio, poi ero piccolo, ricordo quando fu candidato a diventare Presidente della Repubblica, cosa che poi non accadde, fu eletto Giovanni Leone nel 74, se non ricordo male. Però non ho notizia di questo attentato a Rumor, che presumo sia Mariano, però quindi non riesco a rispondere all'ascoltatore. E se ci chiede, scusate, ma il petrolio è una trovata relativamente recente, in epoca tartarica l'energia era altra cosa, c'è stato un vero e proprio cambio di ruolo, qualcuno ha perso o c'è stato un abbandono? Non capisco bene cosa voglia alludere l'ascoltatore, è stato un po' criptico. Secondo me, nel senso, perché però, sì, in qualche modo, le energie illimitate
correlate all'etere, alla punta degli edifici sacri, epoca tartarica, è giusto per farci capire, ma intenderei pre-reset, che erano dominio di tutti a un certo punto, penso sia un po' palese che una determinata elite abbia tolto queste conoscenze all'umanità, perché solo in situazioni di risorse fintamente limitate e in mano a pochi si può in qualche modo controllare lo sviluppo dell'umanità stessa. Ragion per cui sul discorso delle sette sorelle, su Mattei, ci ha rimesso la vita anche per quello. Beh, sì, no, è giusto quello che dici tu. Cioè, ci sono due aspetti che si possono dire. Se ci riferiamo ad energie di carattere più esotico, diciamo così, è chiaro che io sono convinto che i dispositivi architettonici costruiti in giro per il mondo, fra i quali appunto il sito di Giza è uno dei più impressionanti, più importanti, erano fatti per attivare, per mettere in moto energie che allora erano utilizzate. E anche sono convinto che Malanga sia nel giusto anche quando esprime la sua teoria sull'utilizzo della grande piramide come per il ringiovanimento del sovrano, ma in generale potevano servire per attivare determinati canali energetici a livello geodetico, a livello dell'intera Terra, eccetera. E queste conoscenze evidentemente era opportuno che non fossero divulgate per l'elite, diciamo così, era opportuno che non fossero divulgate e accessibili all'umanità intera, pertanto ha fatto sì che venissero un po' alla volta dimenticate, nascoste e occultate. E se l'ascoltatore si riferisce a aspetti più recenti, se si riferisce al riferimento alla Tartaria e il discorso della grande Tartaria, io non mi sento di addentrarmi, perché so che c'è un'idea, un filone di pensiero che associa alla grande Tartaria l'idea di conoscenze dimenticate. Anche lì, ecco, una sorta di grande reset che sarebbe avvenuto in tempi recentissimi, in questo caso, perché parliamo di pochissimi secoli. Quindi, se questo a cui si riferisce l'ascoltatore, ad un reset avvenuto in anni recenti, in cui fino a un paio di secoli fa si conoscevano determinate cose e poi non si conoscono più, non mi sento di entrambi, perché non ho approfondito questa materia, non so nemmeno se ritenerla del tutto credibile, attendibile, o anche qui una sorta di mito moderno, non so, c'è qualcosa di inquietante che va magari investigato, però ecco, non voglio dire cose che non so. Io invito a vedere anche fine 1800, primi 1900, che cos'erano le fiere, no? le famose fiere, sì, o sono. I primissimi Luna Park facevano in qualche modo una spettacolarizzazione di tutta una serie di pratiche iniziatico-esoteriche, ma anche energetiche, che a un certo punto hanno un po' perso ragion d'essere. Sì. Abbiamo ancora i Luna Park, ma sono ben diversi. I Luna Park che appartengono ad alcune famiglie che non si mischiano con gli altri, se ne sarebbe da parlare. Però tutto merita un approfondimento. Questa invece è una riflessione che hanno fatto in tanti, darebbe anche qualche spiegazione del come mai questa Unione Europea sia a trazione anglosassone e al massimo francofona, ma di sicuro non dell'Europa meridionale, perché non mi sembra, ci dice il nostro amico, di aver sentito nomi italiani, greci o spagnoli, corretto, quasi tutti francesi, inglesi e qualche tedesco, polacco. Allora, no, se non ci sono stati citati nomi è perché, allora, Rumor non ha riferito tutti i nomi di cui aveva preso nota, e ha riferito quelli più importanti, nel senso quelli che magari erano più, gli hanno ricordato qualcosa di più, ha ritenuto opportuno, utile, interessante citare. Ha sempre ribadito però più volte che queste commissioni di lavoro, quindi diciamo le persone che coinvolgeva la struttura in queste commissioni di lavoro all'Unione Europea comprendevano membri di tutte le nazioni europee, quindi se anche non ci sono nomi citati, spagnoli, greci e di altre nazioni e così via, è un'omissione casuale probabilmente. Se non che però c'è da dire, ed è vero quello che stanno osservando gli ascoltatori, è che comunque l'attrazione prevalente era data dalla componente francese, questo è fuori di dubbio. La Francia era al centro, non a caso Maurice Schumann era quello che era il tramite appunto di questi documenti,
nei confronti di Giacomo Rumor, ed era francese. Ma poi anche nelle fasi stesse palesi, ecco, non mi riferisco neanche a quelle occulte della costruzione dell'Unione Europea, nelle stesse fasi palesi della costruzione europea, la Francia è stata moltissimo coinvolta con personaggi quali Jean Monnet, come Robert Schuman, che è uno quasi omonimo di Maurice Schuman, ma non sono parenti. Quindi la Francia è stata molto importante, diciamo, in questa fase di costruzione europea. Anche in Inghilterra, anche se sono citati un po' meno nomi rispetto ai francesi, e non saprei spiegare esattamente perché la Francia abbia avuto questo rilievo, se non che in qualche modo, come dire, prendere per buono quello che è un dato di fatto. Cioè, prima, leggendo i membri della lista dei membri consultivi, ho citato il fatto che ci sono personaggi che si riallacciano al mito di René Le Château. René Le Château evidentemente è in Francia, ed è un mito che fondamentalmente propone l'idea che Gesù non sarebbe morto sulla croce, sarebbe sopravvissuto e con Maria Maddalena avrebbe fondato una linea di sangue che sarebbe arrivata in Francia, e i Merovingi, la casata dei Merovingi, risalente al V o VI secolo dopo Cristo, sarebbero discendente diretta di Gesù. Ora, l'idea di tutto il discorso del priorato di Sion portato avanti da Plantard, da Pierre Plantard, che è citato per l'appunto nei documenti di Rumor, con un nome leggermente storpiato, ma secondo me è lui. L'idea del priorato di Siena sarebbe quella di riproporre una sorta di rinnovato impero europeo, una sorta di entità geopolitica di carattere europeo, che comprenda più stati, ma che avesse come casata al potere la discendenza dei Merovingi. Fra l'altro Plantard si riteneva discendente per l'appunto dei Merovingi, quindi un pretendente al trono. Quindi non so, mi viene da pensare che questo filone mitico leggendario, che evidentemente è all'interno dei documenti di Rumor, perché ne ha una parte prevalente, appunto dimostrato dall'esistenza di questa narrazione relativa a René Château, mi viene da pensare che sia collegato a questo motivo il fatto che la Francia ha un peso prevalente in questa documentazione. Però, come dicevo prima, anche secondo me questo aspetto, questa prevalenza è stata immediatamente, cioè, proprio in quegli anni lì, anni 40, è stata eclissata dal prevalere invece di un'altra componente anglo-americana, che è quella che poi ha prevalso successivamente, portandoci allo scenario di potere attuale. Fra l'altro, invito, lo accenno e poi cambiamo discorso per non scivolare in qualcosa di scomodo, ma ha citato anche tutto il filone e i nomi medio orientali, e di lì si nasconde anche molto. Ci chiedono, a proposito, sempre nel libro, della sala della conoscenza nascosta nella Sfinge. Esatto, e qui a questo punto prendo anche, colgo la palla al balzo per illustrare, per parlare di un altro nome che è qui in lista, e così parlo delle tavolette di gesso e della sala della Sfinge. Se mi mostri le slide, ecco, grazie Mesbet. Allora, andiamo un pochino avanti. Ah, qui sì, avevo riportato anche le mappe di cui avevo parlato all'inizio, alla volta scorsa, ma adesso abbiamo già parlato dell'argomento, quindi andiamo avanti. Gli slittamenti polari e così via. Aspetta, volevo arrivare era più indietro il personaggio, scusate, perché sono tanti personaggi, mi ci perdo anch'io. E ecco, sì, era questo personaggio qua, l'ultimo di questa pagina, John e Wayman Dixon, associati nel 1871. Ecco, sì, nel 1871. Perché sono importanti questi personaggi? Perché John e Wayman Dixon sono due archeologi dilettanti, ma comunque fecero delle importanti scoperte nella piana di Giza, in particolare nella piramide di Cheope. Sono loro che scoprirono i famosi condotti che si dipartono dalla camera della regina all'interno della piramide di Khufu. Chi conosce un pochino la struttura interna della piramide, chi ha letto libri che ne parlano, sa che all'interno della piramide ci sono diverse camere e dei condotti
molto stretti, molto, molto, di sezione molto piccola, che si dipartono dalle camere principali. Due di questi condotti, per appunto quelli della Camera della Regina, furono scoperti da Weyman, da John Weyman Dixon nel 1872, quindi l'anno dopo, perché questo è documentato, diciamo, documentato negli atti, negli atti delle ricerche archeologiche del tempo, e quindi fecero scoprirono questi condotti e anche alcuni oggetti al loro interno, un bastone di legno, qualche oggetto metallico e qualcos'altro che magari non ci hanno detto. Perché dico che non ci hanno detto? Perché nei documenti della struttura si dice che le tavolette di gesso di Giza furono scoperte nel 1872, proprio per l'appunto a Giza. Ora, io ho fatto questa associazione: se John e Weyman Dixon erano certamente operanti a Giza come archeologi negli anni 1870, 71, 72, se sono citati nella lista dei membri consultivi della struttura, e se d'altra parte nei documenti della struttura si dice che la scoperta delle tavolette di gesso è stata fatta nel 72, io ho fatto 1+1, ho unito qualche puntino e ho pensato: John e Weyman Dixon, quando hanno fatto le loro indagini all'interno della Grande Piramide o comunque nella piana di Giza, hanno scoperto le tavolette di gesso. Hanno scoperto le tavolette di gesso, cioè hanno scoperto quella che è, come chiedeva il lettore, la sala dei documenti, cioè quel luogo dove il collegio dei sorveglianti, cioè coloro che hanno trasmesso le conoscenze della civiltà antidiluviana nei secoli fino ad arrivare alla civiltà egizia e oltre, John e Weyman Dixon avrebbero riscoperto la sala dove erano state depositate queste tavolette, queste informazioni ritenute estremamente importanti dalla struttura. Come dicevo infatti poc'anzi, queste tavolette e i rotoli di rame ritrovati a Nusaybin sono i due documenti fondamentali dai quali sono stati tratti la grandissima parte delle informazioni contenute per l'appunto nei documenti di Rumor che sono stati per l'appunto approfonditi nel libro. Poi nella puntata precedente, nell'incontro precedente, ho parlato più approfonditamente di dove a mio avviso potrebbe essere collocata questa sala dei documenti. Avevo illustrato anche quelle che erano le mappe, gli schemi che rappresentavano la planimetria di Giza. C'era una sezione sulla Sfinge con una camera sottostante al corpo della Sfinge e anche una pianta. I documenti di Rumor fanno capire che quel grande ambiente al di sotto della Sfinge debba essere appunto la sala dei documenti, la sala dove le tavolette di gesso erano conservate. Al momento non abbiamo conferma archeologica certa che esistano delle sale così grandi al di sotto della Sfinge. Ci sono state delle prospezioni condotte in maniera privata, ma mai avvallate dalle autorità egizie, mi riferisco a Zahi Hawass. E quindi ecco, queste prospezioni private, di enti di ricerca più o meno indipendenti, hanno affermato che con vari strumenti esistono delle discrete cavità, grosse cavità al di sotto della Sfinge, ma non possiamo parlarne con assoluta certezza, con assoluta cognizione di causa, o meglio, possiamo anche essere certi che esistono, ma non con esatta cognizione di causa sulla conformazione, disposizione, eccetera, perché per appunto questi risultati non sono stati ulteriormente sviluppati e pubblicati. Magari Zahi Hawass sa tutto, probabilmente, ma non dice, ecco. non dice nulla. Quindi io la volta scorsa illustravo, sporca. Esatto, la volta scorsa proponevo anche un'altra possibilità, che la sala dei documenti potesse essere in una struttura vicina alla Sfinge, situata grosso modo a metà strada fra la piramide di Cheope di Chefren e la Sfinge, in una struttura che si chiama Pozzo di Osiride, che è articolato su tre livelli. Ci sono dei condotti di discesa e dei livelli intermedi, sono tre livelli. Il livello inferiore e più basso corrisponde molto bene alla descrizione viene fatta nei documenti di Rumor relativa per appunto alla camera degli archivi, alla sala di documenti, come vogliamo chiamarla. Viene descritta molto bene come una camera che contiene un anello, un perimetro di acqua, un canale di acqua perimetrale, uno spazio centrale, delle colonne agli angoli di questo spazio centrale, un sarcofago e così via. Questa descrizione si attaglia molto bene
a livello inferiore del posto di Osiride. Allora io ho, che è stato, ecco, il posto di Osiride è stato riscoperto da Zaki Hawass recentemente, soltanto una ventina di anni fa, nel 99, ma era comunque noto da molti decenni, solo che era allagato dalla, era invaso dalla falda acquifera della, dell'altopiano di Giza, per cui, quindi non era praticabile. E soltanto in tempi recenti è praticabile, volendo si può anche visitare oggigiorno dietro pagamento di una cospicua somma, non costa poco. E quindi io proponevo che potrebbe essere questa sala inferiore, Pozzo di Osiride, come sala dei documenti. E richiudendo il discorso, penso che John Wayman Dixon possano avere in ogni caso avuto a che fare con la scoperta delle tavolette a Giza, perché appunto lavoravano in quegli anni lì a Giza. Direi che ci fermiamo qua, 1:35 possono bastare, c'è un evento dal vivo, seguiranno altri approfondimenti, c'è un libro in uscita di Loris proprio edito da Nicola Bizzi, quindi torneremo a unire le forze nel raccontare queste vicende, poi spero anche con Loris, sempre visto che sabato ci conosceremo anche dal vivo, partiranno sicuramente dei progetti che ci vedranno insieme anche in futuro. Mesbet, se ti va, facci pure rivedere la locandina di sabato, ultimi posti a Tiene, 15 aprile, Loris Bagnar, Rica Perucchietti, insieme a me, Nicola, Paolo Rumor e tutti i più fidati amici li Facciamo Finta Che, ci tengo veramente tanto che possiate venire, e anche un po' un coronamento del vederci tutti insieme di persona. E poi Milano Esoterica il 29 aprile, il 14 maggio per chi può, vi aspetto con la scusa, era il mio compleanno, ma abbiamo affittato un intero teatro per stare insieme in quel di Torino, che nonostante sia la mia città, ho deciso che starò a Torino solo 2 volte all'anno, per il compleanno del canale a metà ottobre e per il mio compleanno a metà maggio, che in realtà è solo perché sono equidistanti, così siamo veramente ogni 6 mesi e ne facciamo 2 grandi a Torino. Per il resto gireremo tutte le regioni possibili e immaginabili, 2 giugno trekking spirituale, qua vicino sempre a Colebraida, vicino al Musinè, vicino alla Sacra di San Michele, il 4 giugno vi dico già saremo a Firenze, 10-11 giugno Genova, poi l'ultimo sabato di giugno, 24 giugno Roma in conferenza, e si aggiunge probabilmente poi ancora qualcosa su Rimini a fine agosto, e su luglio stiamo ragionando su dei tour che poi vi sveleremo strada facendo. Quindi grazie di cuore a tutti quanti, grazie Loris, grazie a voi, grazie alla pazienza degli ascoltatori per seguire questi fili inestricabili e complessi, grazie a tutti. Direi che il numero di persone, solo anche già solo guardando il numero durante la live, dà ragione e premia anche il vostro impegno per unire tanti puntini. Grazie Mesbet Tirogia, grazie di cuore anche a chi si è abbonato, a chi può regalare abbonamenti anche in chat, un po' come un caffè sospeso al bar. Sono anche graditissime le donazioni, PostePay, PayPal, bonifici, chi più ne ha più ne metta, e poi vi sveleremo anche come verranno impiegati, perché a livelli ci sono un sacco di sviluppi, di upgrade, e uno è proprio una sede fisica nel verde, in cui possiate venirci a trovare tutti a turno per un weekend di ritiro spirituale. Promo, sigla, vi si vuole bene, grazie Loris, appuntamento alla prossima. Grazie a voi, grazie. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo Finta Che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21:30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo Finta Che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.